Buon pomeriggio e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il Bianco e Rosso TB Sport. Tanti gli argomenti, come sempre, che affronteremo in questa puntata del mercoledì dedicata anche a tutto quello che accade dal punto di vista sportivo in città. Però vado subito a presentarvi i miei ospiti. Do il ben ritrovato ad un nostro vecchio amico. Sono molto contenta quando a Bari ci viene spesso a trovare. Domenico Manfredi, benvenuto. Buon pomeriggio a tutti, faccio i complimenti per il nuovo studio. E avevo visto solo perché io vi seguo sempre sulle dirette, Facebook, eccetera, eccetera. E beh, è veramente bello, complimenti. Più bello? Ancora più bello. Sono contenta. E un ben ritrovato a Sergio Notariale. Ciao. Buongiorno mister, a tutti. Benvenuto. E allora, Manfredi, tu stai lavorando un anno dedicato al calcio, che è la tua più grande certo. passione, questo lo possiamo dire dopo il Grande Fratello, insomma, hai deciso di dedicare, ecco, la tua vita alla tua passione e di farlo poi sì. diventare il tuo lavoro. Passione che stai combinando? Inculcata da mio nonno e poi pian piano l'ho avuta anch'io. Ereditata. Sì, sì, sì. Senti, che stai combinando? Allora, lavoro in una TV nazionale di calcio che si chiama Top Calcio 24 e poi mi capita spesso, sono andato, magari mi avete visto a Pressing su Canale 5 con Pardo per parlare un po' di Milan, ho fatto lì il tifoso del Milan, ovviamente sono tifoso del Milan, sapete che seguo anche il Bari. Intanto stiamo vedendo le immagini di qualche puntata che stavi combinando qua. A parte che quello assomiglia a Gigi Frisini, quello che gli è accanto, lo salutiamo, assomiglia un pochino. Questa è una cosa molto particolare che facciamo noi, che in assenza delle immagini facciamo la moviola umana. Quindi mi sembra di ricordare addirittura che quello è il gol di Cutrone con la Lazio di mano. Ecco. Penso che sia quello, sì, sì, sì. Una vara umana, praticamente. Sì, facciamo quello, sì, sì. Poi in questi tempi, voglio dire, che si parla sempre di VAR, di episodi di moviola, fallo di mano, non si capisce niente quando è fallo, quando non lo è. Mi sa che cambiano le regole dal nuovo campionato, da agosto. Facciamo anche questo. Magari potremmo riproporla. Non è male come cosa, perché a volte dalle prime immagini è meglio di quelle che fanno vedere loro, soprattutto una delle due emittenti, adesso non vado a dire, però avete capito, tra una e l'altra. Mm-hmm. Quelle che... E quindi magari voi che magari neanche avete il VAR in Serie C, mm-hmm. sarebbe un'idea. Potrebbe essere un'idea, Sergio, no? Ma sì, però è difficile applicarla. Applicarla, certo. Negli studi televisivi è tutto più facile, mm-hmm. poi magari il campo è diverso. Eh beh, certo, no? Però potrebbe essere... No, mister, ma noi dicevamo negli studi. Sì. Riproporre negli studi. No, ma per il VAR, Sergio, ti candido ufficialmente alla moviola umana. Si può fare. rubiamo idee. Ecco. No, scherzo. Senti, io ti ho un po' invidiato, Manfredi, perché ti seguo su Instagram. Lui è il mio giocatore preferito per eccellenza, no? È Francesco Totti. Hai partecipato alla Notte dei Re? Allora, esattamente il giorno dopo c'era la festa della Totti Soccer School Academy, che sarebbe la sua scuola calcio, certo. Dove rigorosamente i bambini sono tutti tifosi della Roma, ogni tanto su 20 ce n'è uno tifoso di qualche altra squadra e lo guardano tutti male, sin dalla piccola età, tipo c'è un laziale, un juventino, tutti messi in disparte, ecco. E quindi c'era questa festa e io... con altri personaggi, diciamo, dei social, tutti tifosi di squadre che lavoriamo su Instagram, così siamo andati a creare un po' di a stare un po' con i bambini, a creare un po' di dirette su Instagram, storie, così. Dovremmo averla la foto, regia, di Manfredi con Totti, così lo invidio ancora un po' qui in diretta. Eccola. Lui è contentissimo. Era felice di fare il selfie con te, Manfredi. Immagino te l'abbia chiesto lui. Era lì da mezz'ora ed era solo la milionesima foto che gli chiedevano. Però immagino sia difficile la sua vita a Roma, perché me ne sono reso conto. E anche i bambini addirittura, che magari forse l'hanno visto giocare anche quei due anni, quegli scampoli di partita che facevo con Spalletti, però bersagliato da chiunque, giustamente. Inevitabilmente è un mito, no? Ma come giocatore ha fatto la storia della Roma, un grandissimo giocatore. Anche se mi permetto, anche dell'Italia, perché spesso si dice ma nell'Italia non dava come nella Roma. Io inviterei tutti a vedere quello che fanno adesso gli attaccanti nella nazionale, che non riescono a toccare un pallone, quanto è difficile poi trasportare quello che sei nel club alla nazionale.
Insigne, la stagione che fa 20 gol a Napoli, non tocca un pallone nazionale. Nazionale, per esempio, non perché voglia qualcosa contro Insigne. Totti, che è riuscito a fare in quel mondiale un gol e 2-3 assist, mi ricordo quello proprio illuminante sulla corsa di Gilardino che poi la passa Del Piero con la Germania del 2-0. È stato anche un giocatore di tutti gli italiani. Beh, diciamo che un po' l'Italia aspetta, no? Il ritorno di quella nazionale, chissà se mai. Ma siamo sulla buona strada, no? Secondo me. Abbiamo dei giovani in gamba, dei giovani interessanti. Mancini sta lavorando bene, sta lavorando sui giovani e dalle partite ultime che ho visto l'Italia sta facendo bene, sicuramente siamo in crescita. Si stanno facendo crescere i futuri Totti, Perrotta. Ma ci sono Chiesa, Barella, giovani italiani che sono in gamba, sono attenzionati dalle migliori squadre italiane ed europee e quindi c'è il materiale giusto per lavorare per bene. Sì, tant'è vero che l'Under 20 sta facendo molto bene. Ieri, visto che sono state eliminate Argentina e Francia, probabilmente andiamo ad alzare la coppa. La partita del Mali con l'Argentina, hanno avuto un po' di fortuna gli africani, ma insomma... Sì, però ogni tanto un po' di fortuna. Hanno pareggiato al 120esimo dopo i tempi supplementari e dopo i rigori l'hanno spuntata. È un buon inizio per l'Italia che almeno... Sì, c'è il portiere del Milan, tra l'altro sta giocando molto bene, Plizzari. Può passare. Bisogna essere precisi e soprattutto ragionare col cuore quando poi si parla di fede calcistica. 080-501-4668, non vi avevo ancora ricordato il numero per intervenire in diretta. Abbiamo parlato della scuola calcio, no? Di Totti, ma ci sono tante scuole calcio qui a Bari, validissime, che stanno facendo crescere i più giovani, che hanno il sogno di diventare calciatori e non solo. Una di queste è proprio la tua realtà, Sergio, e la NIC, tra l'altro giorni importanti, settimane importanti, un weekend importante per i vostri ragazzi. Sì, un ragazzi. Weekend importante perché stiamo facendo le fasi nazionali dopo aver vinto il titolo regionale, aver battuto l'Amicoli di Lecce, adesso stiamo facendo un girone di qualificazione alla Final Four, Abruzzo, Molise, Puglia e Campania. Noi siamo, domenica abbiamo l'ultimo turno, praticamente uno spareggio con la squadra campana, la Mater Dei di Napoli, e se vinciamo, chi vince passa alle Final Four, quindi è una partita importantissima per i miei ragazzi, per la nostra società, speriamo che vada bene. Domenica alle 11 alla NIC, per incitare anche tutti a seguirvi, soprattutto a supportare questi ragazzi. A proposito di giovani, iniziano a circolare i primi nomi, no? Su chi potrebbe venire, chi potrebbe andare via dal Bari. A quanto pare, per quel che riguarda gli under, l'unico che dovrebbe rimanere è il portiere Marfella. Avrebbe avuto l'ok dal Napoli che ne detiene il cartellino, quindi potrebbe essere lui, insomma, l'ultimo reduce a rimanere qui in città. Tu hai seguito il Bari, certo. Manfredi? Ho un conquilino, lo saluto, Francesco, che tra l'altro è appassionatissimo più di me e non esiste che non si è guardato una parte tutte dal primo all'ultimo minuto, e quindi ti posso dire come l'ho vista io la stagione. La stagione l'ho vista in questa maniera, il Bari, doti tecniche, penso che si sono dette e ridette queste cose, era una squadra superiore e quindi è riuscita a vincere anche facilmente con 11 punti di distacco a due turni dalla fine il girone di Serie D. Secondo me quest'anno ci vorrà molto molto di più, perché le squadre che sono scese sono molto forti, il girone non sarà per nulla facile. Ho visto che il Bari, tu hai parlato di giovani, è vero, però ho visto che il Bari anche su Antenucci sarebbe, non credo sia successo spesso che un attaccante quasi titolare in Serie A vada a giocare in Serie C, quindi vuol dire che se viene crede nel progetto, però ci vuole, perché onestamente se tu non hai mai, anche se non hai mai guardato la Serie D, però guardi i numeri della stagione del Bari, il capocannoniere dovrebbe essere Floriano, se non erro, con 13 gol. Insieme a Simeri. Cioè, Floriano che ha fatto benissimo, però poi davanti ci vuole uno che fa 20-25, perché sennò poi con tutte quelle squadre che ci sono in Serie C è difficile che passi. Giovani, io lancio un'idea, visto che c'è questa bella intesa col Napoli, hanno un attaccante molto giovane che si chiama Gaetano, magari potrebbe essere un'idea. La scelta giusta. Abbiamo una telefonata, poi andiamo in pubblicità. Pronto?
Pronto? No, non abbiamo la telefonata, non è pronto. Allora andiamo in pubblicità, ci teniamo pronti noi, a tra poco. E eccoci in diretta, 080 501 9998 il numero per intervenire in diretta. E allora abbiamo un po' rispolverato il passato di Manfredi, perché ho nominato Nick e ora in pubblicità ci ha svelato che... È stata una bellissima avversaria di tanti anni di scuola calcio, perché nelle mie varie esperienze come sia preparatore atletico che insegnante con i bambini di scuola calcio, affrontavo spesso la NIC, perché sono stato alla Virtus Bari, sono stato alla Coffit di Gennaro e Andrisani, e poi sono stato alla Levante Azzurro, sempre rimanendo Bari, poi ho anche allenato a Terlizzi, alla Real Football, e spesso ci trovavamo soprattutto Levante Azzurro NIC, ma sin dai pulcini, poi giovanissimi, sempre, diciamo, le due squadre che potevano vincere alla fine erano le nostre, poi vinceva uno, vinceva l'altro. Mi ricordo questa cosa qui, però avversari sempre alle aree, finiva sempre con stretta di mano, a volte andava bene a uno, a volte all'altro. L'importante per il settore l'importante per il settore giovanile, ricordiamolo, è lanciare i giovani. Poi si vince una coppa, non si vince, molto meglio lanciare un giocatore, e ne avevamo allora di ragazzini bravi. Poi a qualcuno bazzica da Serie C, non so, e qualcuno nelle squadre primavera delle grandi squadre. Speriamo, li auguriamo il meglio. Ovviamente. Abbiamo una telefonata, pronto? Pronto, parla, sono Mauro Giovanni. Buonasera. Sì, buon pomeriggio. Non tagliare, c'è qualcosa. Nell'84 il CLC con molti aveva avuto i giocatori di nazionale, Paolo Conti, il Pochieri, Totolo Pesci di Serie A. Quindi è normale che faremo una squadra di giocatori di categoria superiore. Ciao Barbara! Grazie, credo fosse un augurio per la nazionale. No, sì, da quello che ho ricordare la squadra di Bolchi, sì, che ha fatto la Serie C del Bari, che era uno squadrone veramente impressionante e fece un grandissimo campionato. Ecco, ho voluto ricordare che quel Bari è stato un grande Bari in Serie C. Speriamo di ripetere la stessa esperienza col Bari di De Laurentiis. Da come è partito pensavo fosse un indovinello, quando ha iniziato a dire nell'84. Però i nostri telespettatori sono anche un po' la nostra memoria storica, si ricordano a volte magari anche partite che non ricordi nemmeno tu a volte, no, Sergio, sì. No, quel Bari me lo ricordo, perché io c'ero nel Bari, quindi me lo ricordo benissimo. E allora apriamo una piccola parentesi sul circolo tennis, perché parliamo di vittorie. Il circolo tennis di Bari ha conquistato con una giornata di anticipo il primo posto nel girone di Serie B grazie alla vittoria ottenuta al Giotto Arezzo. Approda così direttamente alle finali playoff in programma il 23 e il 30 giugno, parliamo di andata e ritorno. Servirà entusiasmo ovviamente per spingere i ragazzi verso il gran ritorno in Serie A2, e quindi facciamo un grande in bocca al lupo agli atleti e a questi talenti del circolo tennis di Bari, che meritano di ritornare in Serie A2. Tu il tennis lo segui, Manfredi? Allora, l'ho iniziato a seguire quest'anno perché c'è stato quell'esploa di Fognini, un italiano, mi sono sentito patriota, ho dovuto seguirlo e mi è piaciuto. Tra l'altro so che è entrato per la prima volta dopo tantissimi anni tra i primi 10, quindi nella classifica, quindi ho iniziato a seguirlo e me l'aspettavo, perché sport di squadra sono un'altra cosa, me l'aspettavo, avevo paura di annoiarmi, invece bello, da allora continuo a seguirlo. Sì. Magari bisognerà andare al circolo tennis, tra un po' inizierà anche il campionato delle ragazze invece del circolo tennis, che sì, invece sono in Serie A. Prima parlavamo di Bari, Sergio, no? Si parlava di under, di chi salvare e chi no. Manfredi ci ha fatto qualche nome. Tu chi salveresti di questo Bari e di che cosa pensi il Bari abbia bisogno? Prima di tutto, Barbara, giustamente, le prime vittime, diciamo così, che il Bari non ha confermato sono i ragazzi under, perché purtroppo se il Bari vuole puntare a vincere il campionato deve puntare sui giocatori più esperti, e quindi chiaramente gli under devono fare esperienza, e per la Serie C sono un lusso che il Bari non si può permettere, perché aveva dei giovani anche interessanti. Ora leggo tanti nomi, adesso impazzano nomi
di tanti giocatori, vedremo un po' il Bari che riuscirà a prendere. Certo, dal budget che la società ha stanziato e dai nomi che si fanno, sembrano tutti giocatori di alto profilo e quindi i tifosi possono stare tranquilli. Quello che mi lascia un pochettino perplesso è che leggo sempre nomi di attaccanti, del portiere e di qualche difensore e non leggo nomi di centrocampisti. Cosa che io dico che il Bari deve intervenire assolutamente nella qualità del centrocampo per vincere il campionato. Certo. Un centrocampo che dovrebbe ripartire comunque da Lili e Bolzoni, probabilmente Feola. Ma sono due, chiamiamoli cursori di centrocampo, non hanno la qualità necessaria per una squadra che deve attaccare per vincere le partite in campionato di Serie C. Ho capito, mister, ma mica si può prendere Pirlo mo a giocare, voglio dire, con tutto il rispetto della Serie C. Ci sono dei giocatori di fosforo, diciamo così, in metà campo che il Bari può prendere perché deve dare più qualità in metà campo. A cui può aspirare. Staremo a vedere. No, mi sono scordato prima nell'analizzare la stagione, mi ha colpito molto, è vero che veniva anche lui da categorie superiori, però mi ha colpito un sacco di Cesare perché 7 gol. Ho seguito tanto quest'anno il Liverpool e mi sono innamorato di Van Dijk. Mi è sembrato il Van Dijk della Serie D perché contento di Cesare. Perché poi la maglietta dopo. Perché prende e esce dall'area, cioè proprio da leader sta giocando, questa cosa mi piace molto. Abbiamo una telefonata? Pronto? Pronto, buonasera. Sì, buon pomeriggio. Un saluto agli ospiti. Comunque al Bari ci vuole una bella mezzala. Sì. E il centravanti deve mettere il pallone dentro, come fece negli anni 84 che battemmo la grande Juve. Grazie. Sempre un tuffo nel passato, te l'ho detto, sì. Che sono la memoria storica dell'84. Innanzitutto in Coppa Italia la vincevamo con la Juventus, non in campionato. Può sembrare una cosa semplice, come ti ho detto, il centrale ti butta la palla dentro, invece è la cosa più difficile del mondo, tant'è vero, ci siamo resi conto che quest'anno il centrante ha giocato bene, Simeri, però comunque per me ci vuole quello che ti assicura tanti gol, soprattutto in questa Serie C. Sulla mezzala non lo so, perché se il Bari continua a giocare col 4-2-3-1, l'allenatore è stato riconfermato, non ci sta la mezzala. Cioè ci stanno due centrocampisti, a meno che non cambi modulo, non lo so. Beh, il Bari sicuramente, Cornacchini sa bene che dipenderà dagli acquisti che faranno. Mm-hmm. Se arrivano tre giocatori per giocare 4-3-3, giocherà 4-3-3 sicuramente. A proposito di allenatori, confermati e non, si sta disegnando la mappa, ecco, delle varie squadre per quel che riguarda gli allenatori. Bisogna sempre partire dalla testa, no? E allora, Cornacchini al Bari, Conti all'Inter, tu da milanista come l'hai preso? Hai sperato per un attimo che arrivassi al Milan? No, perché sono molto realista, quindi Conte lo sapevo che ha bisogno innanzitutto di uno stipendio giusto per quello che, voglio dire, uno era il migliore di quelli svincolati, quindi è chiaro che l'Inter sulla carta ha fatto un ottimo colpo. Poi non ricordiamoci che è un uomo Juventus, quindi non si sa mai, infatti appena arrivato la curva ha lasciato un comunicato un po' particolare dove dice noi non siamo la Juve, qua è diverso, ok. Quindi bisogna vedere, è chiaro che se arrivano i risultati farà contento tutti. Se mi viene in mente però un retroscena che Conte, che non scordiamoci, è un leccese di nome di fatto, e però a Bari ha vissuto tra le sue vittorie più belle, certo. Esultando tantissimo anche, quindi magari che non possa essere lo stesso, perché la rivalità Bari-Lecce secondo me è ancora più grande, però è paragonabile a quella che c'è in Serie A tra Inter e Juve, quindi di sicuro gli unici che ci sono rimasti parecchio male, questo lo so, sono gli juventini, che non subiscono mai questi colpi, però stavolta però ci sono rimasti male. Non gli è andato affatto male. Col nuovo allenatore, dici tu? No, per carità, certo che non gli è andata male, però sai, ci hanno sperato. Ma perché lo sapete chi è il nuovo allenatore della Juve? Io non lo so ancora. Dovrebbe essere Sarri, è vero che non è... Punto interrogativo. Non è vero, non che è un punto certo, interrogativo. Però... L'idea che ho io è che la Juve, finché ha un milionesimo di possibilità di puntare a Guardiola,
proverà a puntare. Poi, dici? Se no, virerà su Sarri, che anche lì non è una questione semplice. Stanno aspettando che il Chelsea lo libera. Ogni giorno dice domani però lo liberiamo. Diciamo che l'ipotesi più accreditata. No, Guardiola la Juve. Sarebbe un sogno. Sarebbe ma... un colpaccio. Un po' come potrebbe essere un po' come il colpaccio Cristiano Ronaldo. Certo. Alla fine. Sì. Mi sembra non un succede, po' impossibile. Ma se succede, certo, eh? No. Però sarebbe anche per il calcio italiano un colpo impressionante. Di certo la società Juve ha fatto capire, se segue queste due piste, se scarta piste, esempio come Mourinho. Ha fatto capire che dall'anno prossimo vuole giocare palla a terra, che è una cosa che negli ultimi anni non si vedeva mai, e quindi è un bel cambiamento, perché la Juve, sai, il motto è vincere non è importante, l'unica cosa che conta, invece magari da quest'anno sarà diverso, vincere giocando bene a calcio. Vedremo, saremo a vedere quel che succederà in questi giorni, in queste settimane. Intanto andiamo in pubblicità, a tra poco. E eccoci in diretta, noi stavamo intanto chiacchierando su quello che potrebbe succedere nelle varie squadre. Sempre tornando alla Sliding Doors, Bari, Inter, Conte, mi è fatto venire in mente che potrà rilanciare Ranocchia, che fu uno dei suoi migliori giocatori. È vero, lo ritrova. Chissà, vedremo. 080-501-9998, il numero per intervenire in diretta, abbiamo una telefonata in linea. Pronto? Pronto? Sì, buon pomeriggio. Sì, ciao, sono Dario, volevo un attimo parlare con Manfredi. È qui. Manfredi, mi dica. Sei stato visto in Piazzale Bausa a Milano con la sciarpa dell'Inter e la maglietta del Lecce, quindi non venire a fare morali qua. Respingo tutte queste accuse. Vogliamo le prove, ovviamente, lo diciamo al nostro telespettatore. Scherzo, saluto tutti, saluti Manfredi, che già immagino mi abbia riconosciuto, quindi... Sì, dice di sì, fa di sì con la testa, grazie. Ciao. Ciao. Insomma, ho detto sì, ma in realtà però vabbè, si dice. Dai, che l'hai riconosciuto. Allora, andiamo invece al mini basket, perché ci saranno a Bari 8 giorni di gare al CUS per under 20 e under 13, 16 gare e poi ancora mini basket, 3x3 all'aperto, insomma succederà un po' di tutto. E allora andiamo a vedere. Rispetto all'edizione dello scorso anno abbiamo pensato di allargare questa iniziativa anche alle categorie un po' più basse, cioè tipo la Silver, perché secondo me l'incontro tra realtà differenti, seppur nell'ambito della stessa regione, è sempre una cosa che chiaramente fa bene allo sport, fa bene ai ragazzi e promuove la nostra pallacanestro. Un momento di chiusura della stagione, ma anche un momento di inizio per campionati anche estivi e per la prossima stagione. Sì, stiamo chiudendo quest'anno sportivo, devo dire che a livello giovanile grandi soddisfazioni come sempre, a livello senior altrettanto, abbiamo in corsa San Severo per la promozione in A2, quindi incrociamo tutte le dita finché il loro percorso sia in discesa senza problemi, e ci avviciniamo all'estate, quindi tutti gli eventi estivi, quindi finali nazionali 3 contro 3 Castellana, finali under 16 d'eccellenza a Taranto, per chiudere poi la stagione in virtù dell'inizio del nuovo anno sportivo con la Supercoppa e quindi con l'evento, diciamo, di maggior prestigio a livello nazionale. Qual è lo stato di salute della pallacanestro giovanile pugliese? Ma tutto sommato non male, non ci lamentiamo, ecco, fondamentalmente soffriamo il fatto di essere comunque una regione del sud, una regione anche geograficamente un po' sfortunata, perché per fare una partita giovanile si parte da Monteroni per arrivare a Vieste, quindi sono quei 400 chilometri che chiaramente fanno fatica. Però le società ormai sono collaudate e quindi lavorano serenamente, i nostri campionati vanno bene, facciamo tutti i campionati d'eccellenza, quindi vuol dire che ci crediamo tutti quanti e continueremo su questa strada. Insomma, questo è un comune denominatore, no? Il fatto di sentir dire, al di là del calcio, di altri sport, il nostro limite è di essere società del sud, come se lo sport si sviluppi, e così di fatto evidentemente accade da Roma in su. Sergio. Ma perché le risorse economiche sono più limitate e chiaramente quindi si investe meno nello sport, specialmente giovanile, e quindi questo è un handicap non indifferente per noi. Per noi del sud. E poi la Puglia, come ha detto la signora,
è una regione lunga, mm-hmm. e quindi fare una trasferta per fare tutta la Puglia costa, e per i ragazzi che devono andare a scuola è faticoso. Peccato, perché spesso i bambini più talentuosi poi nascono al sud, perché si formano per strada, mm-hmm. è una cosa che non possiamo negare. Tu la vedi e la vivi questa differenza, Manfredi, vivendo anche a Milano? C'è più movimento lì, anche se qui devo dire a Bari, almeno da quello che noi viviamo, si respira aria di sport. Non consideriamo Bari, diciamo Sud Italia, perché Bari, per essere una città del Sud Italia, sugli eventi sportivi è molto avanti. Però sì, a nord organizzano sempre eventi sportivi. E sin dalle scuole, cioè non è solo una cosa di scuole calcio, basket, eccetera, eccetera, sin proprio dalle scuole primarie ci sono tantissimi corsi pomeridiani, ci sono addirittura, fanno corsi pomeridiani sportivi per i bambini che vanno all'asilo. Uh-huh. Quindi è certo che lì è diverso, perché magari la famiglia classica lì lavora sia la madre che il padre, quindi hanno anche bisogno di lasciare il bambino da qualche parte. Però poi magari si ritrovano con bambini che su quel punto di vista sono cresciuti un po' di più, sono meno attaccati ai genitori, però sanno già più muoversi in giro, sanno fare qualche sport, sanno già cosa gli piace, quindi su quel punto di vista è meglio. Poi però Bari non è male come città del sud, anzi secondo me è una di quelle che sta più avanti. E poi i migliori talenti secondo me nascono sempre al sud. Quindi. Qui, sei d'accordo Sergio? Ma sicuramente, cioè... Prima ne nascevano di più, specialmente perché, come ha detto, si giocava più per strada. Mm-hmm. Adesso, onestamente, le scuole calcio sono importanti, ma non formano completamente un bambino al gioco del calcio o ad altri sport. Il bambino ha bisogno di crescere sportivamente parlando, in mezzo alla strada, con i compagni, facendo i giochi ludici che si facevano una volta, a nascondino, alla campana, a salire sugli alberi, ad andare sotto le macchine... così si nasceva atleti e calciatori. Così adesso è più difficile. Tu. Adesso sono cresciuto io così, sono cresciuti tanti talenti in Italia. Adesso non c'è la PlayStation, c'è il computer, quindi i ragazzi stanno molto seduti e questo è un errore. Si parlava prima anche di vacanze, no? Di campi estivi. La NIC si organizza in questo senso? Sicuramente, noi facciamo dei campi estivi per i bambini. Inizia da metà giugno fino a fine luglio. Insomma, quale migliore estate per un bimbo, no? Trascorrere sui campi giochi, di calcio. Giochi che i bambini si devono divertire, perché vengono dallo stress della scuola e quindi è giusto che si divertano tanto. Dovremmo andare a giocare anche noi, dopo un anno, quasi, io ci provo. Se ci fa lo sconto, ci iscriviamo. Sei proprio Barese Doc, tu Manfredi. Senti, quali sono i tuoi programmi invece per questi mesi, per l'anno prossimo? Allora, molto probabilmente, a parte stare un po' di più in Puglia quest'estate, molto probabilmente faccio un programma sul calciomercato in chiave un po' ironica, sempre lì nella TV che ti ho detto prima. E quindi occuparsi calciomercato in ottica anche fantacalcio, che è una cosa che ormai interessa a tutti. Abbiamo visto che anche i calciatori stessi sono, magari qualcuno segna e su Instagram mette il post dicendo i fantallenatori hanno fatto bene a credere in me, ho segnato. Quindi un qualcosa del genere, calciomercato e fantacalcio. Senti, succede un po' di tutto durante il calciomercato, no? Già, non è iniziato, già è successo. Già è successo, è vero, già stanno spuntando nomi. Allora, svelaci un po' dietro le quinte di questo calciomercato, che cosa succede veramente? Qualche idea, allora, no, vuoi che ti do qualche anticipazione che magari poi vediamo, ci ritroviamo fra qualche mese e mi dite se avevo ragione o no. Dai, facciamo allora, così. Inter... proverà a prendere Lukaku, però deve andare via Icardi. Questa è l'idea più o meno di Conte. E come scelta alternativa ci sarà Dzeko. Okay. Sta cercando un esterno, Chiesa è il primo obiettivo, il secondo Florenzi, molto probabile, perché Chiesa invece può essere che vada alla Juve. Okay. In ottica fantacalcio io consiglio, se mai dovesse andare Sarri alla Juve, di catapultarsi su tutti gli attaccanti della Juve, perché abbiamo visto che Sarri è uno che fa fare tantissimi gol agli attaccanti. Probabilmente rivitalizzerà Rugani, che è stato un giocatore suo all'Empoli, anche se la Juve cercherà un difensore centrale,
Non escludo anche che può fare un assalto a Romagnoli fino alla fine, però lì sarà anche il giocatore a scegliere se rimanere a Milano o no. Manolas comunque sta cercando un centrale. Il Milan invece, Giampaolo, che dovrebbe arrivare a giorni, si porterà qualcuno dalla Sampdoria, tra cui l'ottimo Andersen, difensore centrale, è uno dei suoi centrocampisti, probabilmente Praè. Alla Roma dovrebbe andare Fonseca come allenatore, però la Roma sulla squadra non si capisce ancora bene tanto. Queste sono qualche chicca, poi mi dirai, avrai ragione, vediamo. Vediamo, ora prendiamo questo pezzettino, ce lo conserviamo, così poi tra qualche settimana vediamo se avevi ragione o meno. Tu col fantacalcio come te la cavi? Mio figlio è un esperto di fantacalcio, io gioco poco, però mi piace seguirlo, mi piacciono quelli che giocano. Sì, ma divertente. Chi è il giocatore più appassionato di fantacalcio? Tra quelli che ci sono, tra quelli che sembra è Papu Gomez, che spesso cita il fantacalcio, ha partecipato anche a video che magari abbiamo visto degli autogol. L'altro, soprattutto in voga negli ultimi anni, è Quagliarella. Ha fatto anche un video molto simpatico con gli autogol, dove nell'ast dice no, è vecchio, non lo prendiamo. Invece poi l'anno scorso ha fatto un sacco di gol, quest'anno pure capocannoniere. E c'è lui che poi, vestito da vecchio, si toglie tutto e fa, hai visto, dovevi puntare su di me. Quindi si divertono così. Sì, va bene così. Vediamo un altro lato del calcio, è anche più divertente. No, il calcio, il fantacalcio è divertente appunto per questo, perché poi la realtà è ben diversa. Generalmente chi fa fantacalcio non è espertissimo di calcio, perché secondo me quelli esperti, generalmente, io ho notato, sbagliano spesso e volentieri. È vero. Io li vincevo tutti quando non capivo di calcio. Ma negli ultimi anni hai ragione, perfettamente. Ho trovato anche la scusa così, per perdere. Funziona che così. Dico che funziona capisco, così. È un po' a fortuna, eh? Sì, mettiamo così, ci vuole quel pizzico di fortuna, come tutte le cose nel fantacalcio, forse di più. Ti viene qualche nome al momento, visto che parliamo un po' di... ci stiamo divertendo un po' a far nomi, abbiamo parlato di Serie A con Manfredi. Qualche nome che potrebbe, secondo te, essere utile al Bari, Sergio? Ma io ho letto, secondo me, il centravanti del Frosinone, Cioffani, ho letto ultimamente che il Bari è interessato, potrebbe essere un giocatore importantissimo per la Serie C, un centravanti di grossa struttura fisica, che fa gol, di grande personalità. E insieme a lui in attacco vedrei bene Di Gaudio, che ha vinto il campionato in questo momento ed è salito in Serie A, quindi ha l'obbligo di riscatto. La squadra, adesso non mi ricordo il nome, che lo deve riscattare, però è un giocatore importante. Il Verona, esatto. E poi c'è Antenucci, che ha nominato Manfredi, che è un giocatore importante. Questi sono giocatori. Poi per il portiere si parla di Gabriel, che è stato nel Perugia, che è un giocatore esperto, che secondo me può fare la differenza in Serie C. E vedremo che cosa succederà. Il Bari potrebbe anche andare a ripescare quei giovani che sono un po' sparsi nella Serie C. Mi vengono due nomi adesso perché li conosco anche personalmente, ma ci saranno tanti, tipo De Santis e Vogliacco, che sono nomi che sono andati, uno Milan e uno Juve, e adesso militano in Serie C, quindi magari potrebbe essere un'idea partire. Ma sì, certo, sono due difensori centrali dove sembra essere messa bene il Bari, l'inquadro reparto. L'importante però è fare una squadra, diciamo così, mista, non fare una squadra troppo anziana e non fare una squadra troppo giovane. Se si vuole puntare a vincere bisogna fare un mix tra giocatori esperti e giovani che vogliono affermarsi. Questa è la formula per vincere un campionato. Equilibrio, diciamo, equilibrio. Che sia equilibrato dal punto di vista quantomeno anagrafico. Sì, esattamente. Ecco. E allora, noi siamo in chiusura, io ringrazio Domenico Manfredi per essere stato qui con noi, grazie Manfredi per essere stato qui, ci rivediamo. Grazie vediamo a voi, appena con quando, lo sapete, quando sono qui ci mettiamo d'accordo, vengo a trovarvi volentieri. Grazie anche a mister Sergio Lotterelli, in bocca al lupo per domenica. Ricordiamo l'appuntamento alle 11 questa domenica alla Nick Calcio, i ragazzi hanno bisogno di supporto per lo spareggio contro il Napoli. Grazie come sempre a voi per averci seguito, buon pomeriggio a tutti.